Buongiorno e bentrovati con Mattino 6, giovedì 30 maggio 2019, pronti a sfogliare i quotidiani locali e nazionali e chiaramente sui locali Toto Giunta per quanto riguarda i comuni di Pescara e Montesilvano. E infatti partiamo subito con le testate abruzzesi, siamo sulla prima pagina del centro edizione di Pescara. Toto Giunta, ecco i primi assessori a Pescara, quasi certe del Trecco e Carota, la presidenza ad Antonelli. Sotto la testata ancora i riflessi del voto di domenica scorsa, parla il segretario regionale del Carroccio Bellachioma, la Lega ha vinto ma in regione non chiediamo poltrone. Sblocca cantieri, a 24 arriva il commissario per la galleria del Gran Sasso. E scendiamo, il caso Bruxelles boccia l'Italia, debito troppo alto, rischio multa. Poi la foto notizia, i senegalesi ammasci dal sottopasso, non ce ne andiamo. L'argomento, ecco qui, il mercatino contestato a Pescara. Di spalla Pescara lanciò la fabbrica, addio a Cosma, animò la movida degli anni 90, Cosma e Cosma Ricci, direttore artistico della discoteca La Fabbrica e di tanti altri locali negli anni 90, è morto improvvisamente a 49 anni, oggi pomeriggio il funerale a San Cetteo. E poi a Montesilvano, anche qui si parla della prossima giunta targata De Martinis, torna Cordoma, Lega piglia tutto con quattro assessori, ricerche in mare, prof di liceo scomparso a Francavilla. E poi cittadini senza acqua, H sotto accusa agli amministratori di condominio, utenze tagliate anche a chi paga. In basso per lo sport di Serie B, Mancuso dice addio al Pescara, il bomber, la città è nel mio cuore, sogno di giocare con CR7. Poi il concerto a Mosciano, arriva il tour di Mahmood nei locali. Edizione di Chieti del centro, ecco qui l'apertura, bancarotta, Bellia sotto processo, fallimento della Chieti Calcio, il PM, l'ex patron ha fatto sparire i documenti. La foto notizia, sotto sequestro 6 kg di tartufi, multa da 5.000 euro. Controlli nei boschi di Chieti. Di spalla a Vasto, mare e campi, il maltempo frena 1.400 assunzioni, il lungo ponte di Pasqua del 1° maggio avrebbe dovuto dare il via alla stagione delle assunzioni sulla riviera vastese, ma crisi e maltempo hanno messo un freno ai contratti stagionali. Ricerche in mare, abbiamo già visto prof del Masci scomparso a Francavilla. A Miglianico invece il castello va in vendita a 1,5 milioni di euro. E poi per la cronaca, trans aggredita, dentista condannato a Chieti, festino a luci rosse, 2 anni e 8 mesi a Esposito, ma non è tentato omicidio. E poi in basso, argomento Chieti Calcio, Trevisan pronto a tornare, l'imprenditore, posso riprendere il club ma con un gruppo solido. Andiamo ora all'edizione teramana del centro, il tribunale scarcera Stanchieri, Teramo, l'ex assessore imprenditore in libertà perché ha 81 anni. E poi in basso, o meglio in taglio medio, la fotonotizia, Castelli un monumento per Falcone e Borsellino, inaugurato dalla sorella del giudice ucciso a Capaci, nella foto appunto Maria Falcone. Andiamo di spalla, Giulianova, l'unico comune in Abruzzo dove c'è bisogno di una seconda consultazione elettorale, del ballottaggio. Arboretti ai suoi, non votiamo al ballottaggio, il candidato sindaco è arrivato terzo nel primo turno di domenica scorsa, dà l'indicazione di disertare le urne, non possiamo scegliere tra due candidati di destra. E poi a Silvi, morto l'anziano precipitato dal balcone. A Teramo, appalto ASL per la dialisi a domicilio. E poi ancora la cronaca, voragine sull'A14, danni alle auto, traffico in tilt nei pressi del casello di Pineto Atri, interviene la polizia stradale. Lo sport in basso, parliamo di basket, Roseto avanti con Stella Azzurra, continua l'accordo fra gli Sharks e la società romana. E andiamo ora con l'edizione aquilana del centro, l'apertura, restituzione tasse, no alla proroga. L'Aquila, ora la speranza è un emendamento allo sblocca cantieri. E poi a Rocca di Mezzo, la fotonotizia, si lavora per i cari della sfilata della festa del Narciso. Di spalla, L'Aquila, violenza sulla bimba,
coppia condannata a 8 anni all'uomo, 6 alla madre convivente. Lui è accusato di violenza sessuale sulla figlia 11enne della donna. Lei di aver avuto piena contezza del comportamento del compagno. E poi in Marsica a Celano, Corte dei Conti, contributi al calcio, soldi da restituire. A Sulmona, punto nascita, ecco il verbale della chiusura. E poi ancora sotto la fotonotizia leggiamo: rubano 15.000 bottiglie di liquori ad Avezzano, colpo all'Abruzzo distribuzione, portati via merce e 2 camion. E poi il calcio femminile in basso, Linda, una favola mondiale, nell'Italia il terzino marsicano che si ispira a Marcelo. Lei è Linda Tucceri Cimini, appunto originaria di Cerchio. Proseguiamo, siamo sulla prima pagina del Messaggero Abruzzo, l'apertura: Gran Sasso, soldi e commissario. Il governo annuncia un provvedimento che stanzia 124 milioni di euro per la messa in sicurezza. Toninelli: non possiamo permetterci la chiusura del traforo. Ramadori: da noi nessun ricatto. Siamo ora sotto la testata Pescara, Cosmaricci: a soli 50 anni addio al re dell'ex Gaslini. Tasse post sisma per la proroga, il giorno della verità, appello ai partiti. E poi lo sport di Serie B: Mancuso saluta, grazie Pescara, devo andare via. L'attaccante è stato proclamato il miglior giocatore, d'ora va alla Juve, allenarmi con Ronaldo è un sogno. Sebastiani valuta Bocchetti e Zauri. E poi di spalla un geologo pescarese: così si estinsero i Neanderthal. Lo studio di Luigi Vigliotti nel team di ricerca del CNR di Bologna. E poi in taglio medio, intanto la foto notizia: protezione civile, scontro sulla agenzia unica. E poi ancora per la cronaca: bimba di 2 anni muore soffocata da una caramella, il dramma in casa a Roma, il padre e la madre sono originari dell'Aquilano. E poi in basso a Teramo, a casa Stanchieri, sono innocente. Ed è proprio questa notizia l'apertura della Città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ecco qui, scarcerato Quintino Stanchieri, il costruttore ed ex politico, sconterà la pena agli arresti domiciliari. Non sono Totò Riina, ha detto. E poi sotto la testata le previsioni per il dopo ballottaggio a Giulianova: Costantini contro Tribuiani, ecco chi entrerà in consiglio. Scendiamo a centropagina: integratori alla curcuma, ritirata una partita nel Teramano, allarme dunque scampato. E poi una serie di richiami intorno alla foto notizia: il patrimonio culturale, Teramo rincorre Ivan Graziani, sì al monumento, pigro in forze. A Roseto degli Abruzzi, pontile a gara entro la fine dell'anno. E poi sblocca cantieri, in arrivo 124 milioni per la sicurezza del Gran Sasso. Il progetto Azzu, dal carcere in Ateneo in bici elettrica. E poi andiamo sotto la fotonotizia: presidenza Team, ecco i papabili, oggi è prevista la scelta da parte del sindaco D'Alberto. E poi in basso a Giulianova: Miss Costa Rica al Festival delle Bande, e quindi l'incontro con l'artista. Global Education, Stampone parla all'Accademia di Macerata. Lasciamo i quotidiani locali per ora e apriamo la parentesi dedicata ai quotidiani nazionali con le prime pagine, iniziando dal Corriere della Sera. Ecco qui Conti, i timori del Quirinale, assemblea tesa nei 5 Stelle, Di Maio chiede fiducia sul sito Russolo, scenario del voto a settembre, lettera dall'Europa, sforzi non sufficienti, il tesoro, ora le cessioni. E poi sotto la testata per lo sport: Arsenal battuto 4-1, il Chelsea di Sarri vince l'Europa League nella sfida tutta inglese. Di spalla, e torniamo alla cronaca, la sentenza di Macerata: uccise Pamela, carcere a vita per Osegale. E poi scendiamo in taglio medio, intanto con la foto notizia: viaggio negli Uffizi, mai visti i tesori delle nuove 14 sale, esposti 105 dipinti, una quarantina nei depositi da decenni. E poi sempre di spalla l'inchiesta di Perugia sulla corruzione, segreti svelati, sotto accusa una toga del CSM. La prima pagina di Repubblica, ecco l'apertura: il Quirinale dà l'allarme, il Colle preoccupato per l'economia, chiede un governo che sappia decidere, arrivata la lettera UE che boccia i nostri conti. Di Maio: il referendum sul suo ruolo oggi sulla piattaforma Rousseau, ma Grillo e il leader leghista si sono già schierati con lui. Salvini attacca Lerner, Saviano e
Fazio. Con loro in Rai non c'è cambiamento. Andiamo sotto la testata. Noi eravamo su quel barcone 5 anni dopo uno scatto che ha fatto la storia. Il fotografo Massimo Sestini ritrova le facce di chi stava a bordo, come Ayar, che così sul web mi sono riconosciuto. Andiamo in taglio medio. Magistrati sotto accusa, nomine e corruzione, altri 3 indagati. Toghe sporche, coinvolto un consigliere del CSM nel mirino, anche la lotta per la Procura di Roma. Palamara si difende, mai interferito sulle scelte. In basso per lo sport, la vera storia del caos alla Roma, e De Rossi guidò la rivolta anti Totti. Andiamo con il Fatto Quotidiano, ecco l'apertura. Mattarella s'aggrappa a Conte, se si vota Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo presidente, barricate contro le elezioni anticipate, la sicura maggioranza Lega Fratelli d'Italia. Nell'incontro tra capo dello Stato e premier la parola chiave è congelare il rischio di crisi per evitare una futura e probabile maggioranza sovranista. E poi 5 Stelle, l'assemblea dei parlamentari, la notte di Di Maio con gli eletti, volete andare tutti a casa? E poi in taglio medio Pignatone, il lobbista a cena e la grande guerra di dossier, Procura di Roma, tutti contro tutti per la successione. E proseguiamo. Siamo sulla prima del manifesto che apre così la rete di salvataggio. Assemblea dei parlamentari 5 Stelle, si allarga il dissenso nei confronti di Luigi Di Maio dopo la batosta elettorale. Magrillo e Casaleggio blindano il capo politico. Deciderà la piattaforma Russo il vice premier. Chiedo fiducia per riorganizzare il Movimento 5 Stelle. E poi sotto la testata, ecco qui, Conte firma la tregua con i vice, arriva la lettera di Bruxelles, manovra bis entro il 9 di luglio. Avanti con la prima pagina di Libero. Urne cinerarie per il Movimento 5 Stelle, i resti grillini in fiamme rosolano Di Maio. E poi ancora oggi referendum online sul destino di Gigino alla guida del Movimento, operazione inutile poiché il capo 5 Stelle è già stato bocciato domenica, comunque vada sarà insuccesso. Salvini lancia l'ultimatum no alla linea di Battista, altrimenti a casa. E poi la foto notizia, la sfida tra donne in TV finisce pari, Barbara D'Urso e Mara Venier si equivalgono negli ascolti. E poi sotto la fotonotizia leggiamo, l'Unione Europea rimprovera l'Italia che invece sta benone, Bruxelles ci sgrida per il debito ma i titoli di Stato vanno a ruba e la fiducia sale. E ora la verità con questa apertura, Di Maio mette il governo in mano a 50.000 grillini, la piattaforma decide se deve dimettersi, il vice premier non intende farsi giudicare dai colleghi pentastellati smaniosi di fargli le scarpe, incassa il via libera di Grillo e oggi probabilmente quello degli iscritti. Se non fosse così l'esecutivo avrebbe le ore contate, la Lega vuole il CDM per varare la flat tax e pressa Conte, lui corre al colle. La foto notizia, Viganò, Bergoglio mente su McCarrick, il sito del Vaticano censura le frasi del Papa, non sa sapevo nulla. In una intervista alla TV messicana Francesco risponde all'ex nunzio che però contrattacca, nella traduzione italiana cancellata una risposta del pontefice. E poi in taglio medio la guerra dei giudici e dei giornali per prendersi la Procura di Roma, Repubblica e Corriere sparano per azzoppare il favorito ma scordano un nome. La prima del Messaggero, ecco l'apertura, il caso Di Maio mina il governo, c'è l'ipotesi del voto in autunno, leader dimissionario all'Assemblea lasciato solo, gelo del Movimento 5 Stelle, oggi la conta, Salvini a Conte, vai avanti, ma il premier a Mattarella, non mi faccio rosolare. E poi lo sport sotto la testata, Roma caos panchina, Europa League al Chelsea e il trionfo di Sarri, ora c'è la Juve, Giro d'Italia, Carapaz allunga una giornata no per Nibali, ma non mi arrendo.
dice il corridore siciliano. E poi in taglio medio la foto notizia: Pamela, ergastolo per Osegale, ma non ha fatto tutto da solo. Lo sfogo della mamma dopo la sentenza non è ancora finita. E poi Far West a Ostia, ucciso per un avance alla figlia del boss, giovane egiziano accoltellato da un uomo del clan Spada, aveva infastidito una minore. E ora il Sole 24 Ore, che apre così: debito alto là della Commissione UE, conti pubblici, Bruxelles chiede chiarimenti al governo e attende la risposta entro domani. Giorgetti, apriamo il confronto sulle priorità nell'agenda politica italiana. E poi in taglio medio nel piano della Lega, taglio dell'IRPEF e condono per le imprese, riforma allo studio, progetto ancora in itinere, tre scaglioni, prelievo del 15% su redditi fino a 60.000 euro. E poi questa particolarità nella fotonotizia: Beverage, in 10 anni 862 micro birrifici in Italia, il giro d'affari della birra nel nostro paese è stimato in 3,4 miliardi con consumi in crescita del 3,2% nel 2018. E poi scendiamo e vediamo questi numeri: 330 milioni, Mediaset rileva il 9,6% della tedesca ProSiebenSat, l'obiettivo è creare un big europeo. Mediaset ha investito circa 330 milioni per rilevare il 9,6% e il 9,9% dei diritti di voto di ProSiebenSat, il big italiano che non vuole salire oltre il 10% del capitale, ora il primo azionista del gruppo germanico. E poi 495 milioni, si parla di salvataggi, Bruxelles fa ricorso in extremis alla Corte UE contro la sentenza Tercas, Banca Tercas venne salvata nel 2015 con un aumento di capitale di 495 milioni, 265 milioni come contributo a fondo perduto da parte del fondo interbancario e 230 da parte della Banca Popolare di Bari. Proseguiamo, andiamo ora sulla prima pagina del giornale, vediamo il titolo d'apertura: Salvini sceglie il capo grillino, politica impazzita, oggi referendum 5 Stelle su Di Maio, il leader leghista, se vince Di Battista cade il governo. Sui conti l'Europa ci dà 48 ore, Berlusconi mette in riga Forza Italia, basta liti. Andiamo ora sulla prima pagina della Stampa, che apre così: la grande paura dei 5 Stelle, la Lega vuole il voto alla fine di settembre, intervista a Siri, le mie proposte a Salvini sul tavolo della trattativa con i grillini, Grillo in campo per far confermare Luigi Di Maio alla guida del movimento. E poi debutta la SF90 e ibrida, la Ferrari più veloce di sempre. La prima pagina del Tempo, ecco qui la vediamo: il processo a Di Maio è subito farsa, causa 5 Stelle, Gigino si rimette al voto online che sul blog diventa per confermarlo, pure Grillo lo blinda, niente resa dei conti in assemblea, vince la paura di perdere la poltrona. Conte al rapporto da Mattarella, cauto ottimismo, ma Salvini alza ancora il tiro. Poi il Tempo di Osho a centropagina: col che mi dimetto, l'espressione che potrebbe essere riferita proprio al vice premier Di Maio. E poi di spalla il leghista Morelli nell'abitacolo: ci hanno votato per continuare a governare. Andiamo sulla prima del Secolo.it: senza alcuna pietà, ergastolo all'assassino di Pamela, in carcere lo aspettano gli altri detenuti. E poi tre richiami in basso: Di Maio cerca di salvarsi e si affida a Rousseau, letterina da Bruxelles, Meloni, l'Unione Europea chieda scusa, governo del cambiamento no, regala soldi all'Ampi. E chiudiamo questa fase, questo segmento di Mattino 6 con la prima pagina dell'Avvenire: c'è posta per noi, lettera dell'Unione Europea sul debito eccessivo, tensioni nel governo, Di Maio sottoposto al referendum interno e Salvini attacca l'ONU dopo la missiva sui migranti, la Commissione chiede una risposta in 48 ore, Conte dopo il voto, ripartiamo con chiarezza. E poi la fotonotizia: il rapporto
Save the Children, violenze, malattie e povertà segnano 690 milioni di minori in 20 anni, grandi progressi, infanzia rubata ancora per un bimbo su tre, ma va meglio. E poi in taglio medio, Mueller, non potevo incriminare Trump, il procuratore lascia, impossibile dire che non ha commesso reati. Torniamo ora sulle testate locali e lo facciamo attraverso il centro. E siamo subito a pagina 2, ulteriori riflessioni dopo il voto dello scorso 26 di maggio. Qui ci sono le parole del segretario regionale della Lega Bellachioma: abbiamo stravinto ma non cerchiamo poltrone. Ancora Bellachioma prosegue: peccato per i nostri candidati all'Europarlamento, ci penalizza il fatto di essere una piccola regione. Il risultato nei comuni, il centrodestra ha fatto una grande campagna elettorale. E poi di spalla le parole di Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle: il movimento deve ripartire da Di Maio. In basso e nel PD, tiraria di congresso, la piattaforma di Piazza Grande Abruzzo, la componente regionale di Zingaretti pensa ad una nuova fase. E poi ancora, in questo caso l'argomento è l'acquifero del Gran Sasso. Gran Sasso è in arrivo, il commissario Toninelli: non possiamo permetterci la chiusura del traforo, e nello sblocca cantieri arriva il vaglio sulle concessioni. In basso leggiamo ancora Mastrolia: del verde non sarà solo pasta, parla il presidente della Newlat Food, che ha rilevato l'industria abruzzese dall'Argentina Molinos. Proseguiamo, pagina Abruzzo, pagina 12, tasse bocciata, la proroga, aziende contro la politica. L'Aquila: la speranza è un emendamento allo sblocca cantieri o al decreto dignità. Rainaldi: da Marsiglio e Biondi ci aspettiamo una presa di posizione risolutiva. Andiamo ora sulle pagine di Pescara. Dopo il voto, Toto Giunta, vice sindaco cremonese o Santilli, Antonelli presidente del Consiglio. La Lega vuole inserire anche Carota e Sulpizio, Del Trecco e Albore Mascia tra gli azzurri. E poi qui vediamo una foto tra i due principali competitors, stando anche ai numeri: Carlo Masci, poi risultato vincente, neosindaco già al primo turno, e Marinella Sclocco del centro-sinistra, Sclocco e Masci, saluti e fair play. E poi ancora, sempre sul Toto Giunta, nella ripartizione all'interno della coalizione, 4 posti andrebbero alla Lega, presidenza compresa, 3 a Forza Italia, 1 all'UDC e 1 a Fratelli d'Italia, che ne chiede 2. Non è escluso che Masci voglia premiare l'impegno e i risultati delle due liste civiche. I nomi in ballo sarebbero quelli di Adamo Scurti e Berardino Fiorilli. Avanti ancora con l'annuncio da parte del neo sindaco Masci: Piazza Salotto deve tornare a essere un gioiello. In Piazza della Rinascita, zampilli d'acqua e verde, è il sogno del primo cittadino, dalle magnolie al calice di Toyo Ito, tutti i cambiamenti nel centro della città. E poi le parole del sindaco uscente Marco Alessandrini, che dice: un errore non ricandidarmi, il sindaco uscente indosserà la fascia per l'ultima volta domenica alla festa della Repubblica, tornerò a fare l'avvocato. Sempre il dopovoto, con una delle vicende sempre attuali a Pescara: i senegalesi replicano a Masci: dal sottopasso non ci spostiamo. Il sindaco vorrebbe trasferire i mercati rionali, gli ambulanti extracomunitari della stazione nei mercati rionali, gli ambulanti extracomunitari della stazione. La risposta di Guobadia, portavoce della comunità: abbiamo le autorizzazioni e non ce ne andiamo. In basso invece, in via Bastioni: il mercato riapre oggi, gli ambulanti venderanno all'aperto, ieri le prime bancarelle in via degli Aprutini. Proseguiamo con questa notizia di cronaca: addio a Cosmaricci, lanciò la fabbrica, stroncato da un malore in casa a 49 anni, imprenditore e 2 figli. Nel 94 avviò la discoteca dell'ex Gaslini, oggi i funerali.
Basso, vicenda Naiadi, ecco i soldi per i dipendenti, il PM restituisce al curatore fallimentare 450.000 euro sequestrati a Serraiocco. Ancora la cronaca, coppia rapinata in centro, i quattro imputati confessano in aula, ricostruita in tribunale la violenta aggressione del 21 ottobre scorso a due ragazzi in via Carducci, dalla lite per le sigarette alla borsa sottratta alla vittima, il 4 luglio la discussione prima della sentenza. E poi ancora leggiamo in alto, scompare prof di liceo, ricerche in mare a Francavilla, Capitaneria e Carabinieri in azione per ritrovare Filippo Canci, 71 anni, di Chieti. E poi in taglio medio nella pagina, truffa milionaria alla Chiesa, tutti assolti, cade l'associazione per delinquere, non ci furono tentativi per raggirare la Banca del Vaticano. Avanti ancora, siamo sempre a Pescara, dove l'ACA finisce nel Mirino. Cittadini lasciati senza l'acqua, gli amministratori di condominio accusano l'azienda che gestisce il servizio idrico, staccate le utenze anche con le bollette pagate, la replica, morosità ingenti. Poi ancora le pagine di Montesivano, anche qui siamo al Toto Giunta. Alla Lega, quattro assessori, Cilli, vice, Cordoma, unico esterno. Ieri il sindaco De Martinis e consiglieri riuniti con De Renzis e Barilone sulle eventuali nomine per Forza Italia, pronti Ruggero o Maragno. In Fratelli d'Italia il nodo di Paolo Di Blasio, eccolo qui, per il rischio incompatibilità. Paolo Cilli potrebbe essere il nuovo vice sindaco, come detto, mentre l'ex sindaco Pasquale Cordoma potrebbe essere assessore esterno. E poi no all'assessorato alla disabilità, no a un mio incarico in giunta, parla Claudio Ferrante, che smentisce l'ipotesi di una sua presenza come esterno. Avanti ancora, siamo sempre a Montesilvano, il Motogiro d'Italia a Montesilvano con 100 partecipanti vicino al Paladin Martin, il terzo arrivo della Mille Miglia delle moto d'epoca che si potranno ammirare fino a domani. A Francavilla al mare, ripascimento, l'ultima beffa, non si può fare via mare. Francavilla, fondali troppo bassi per caricare la sabbia, balneatori amareggiati, la rabbia di Padovano, occasione persa, stagione estiva ormai compromessa. Poi nella zona Vestina, nella pagina Vestina, leggiamo il prefetto invia il commissario a Torre dei Passeri, qui siamo in realtà in Val Pescara, oggi al lavoro Adolfo Valente guiderà l'amministrazione ordinaria del paese, dove non è stato raggiunto il quorum al voto. Domenica scorsa c'era una sola lista, appunto, da votare con un solo candidato sindaco, ma appunto non ha votato il 50% più uno degli aventi diritto, non è stato raggiunto il quorum dunque. Proseguiamo, siamo ora alle pagine di Chieti. Bancarotta, Bellia finisce sotto processo, l'accusa del PM, l'ex presidente e il cognato hanno fatto sparire le scritture contabili, ma gli imputati negano tutto. E dal passato al più stretto presente per la Chieti Calcio nel caos, striscione contro Di Giovanni, l'attuale presidente, i tifosi dicono deve lasciare la società. E poi in basso Miglianico, il castello in vendita a 1,5 milioni, i proprietari pronti a cedere il simbolo del paese risalente all'anno 1150, favorevole il sindaco. E poi ancora la cronaca sempre da Chieti, trans aggredita, condannato il dentista, 2 anni e 8 mesi per Esposito, cade l'accusa di tentato omicidio, ma il professionista rimane agli arresti domiciliari. E poi controlli nei boschi di Chieti, sequestrati 6 kg di tartufi, maxi multa da 5.000 euro. Le pagine di Teramo con il caso che in parte è rientrato, Stanchieri scarcerato, incubo finito, l'ex politico e imprenditore di 81 anni a casa dopo una settimana a Castrogno, sconterà
ai domiciliari la condanna. Poi in taglio medio, ecco qui, spedizione punitiva per i dissidi sulla casa. Artigiano denuncia il proprietario: mi ha minacciato e picchiato, un mio operaio preso a sprangate. E poi il voto a Giulianova in vista del ballottaggio che ci sarà tra 10 giorni. Arboretti: non votiamo al ballottaggio. Il candidato sindaco, arrivato terzo, invita i suoi elettori a disertare le urne. E poi ancora la cronaca a Silvi: è morto l'anziano precipitato dal balcone. L'incidente venerdì scorso nell'abitazione al primo piano di casa dell'89enne. Ieri mattina celebrati i funerali nella chiesa di Santa Maria dell'Assunta. Poi leggiamo, ecco qui, in basso a Castelli: monumento per ricordare Falcone e Borsellino, lo ha inaugurato la sorella del giudice ucciso a Capaci, che ha partecipato anche a un incontro all'università. E poi ancora le elezioni, il dopo elezioni anche al comune di Pineto: 7 nomi in corsa per 6 poltrone, inizia il toto assessori in testa ai più votati, Jessica Martella e Vincenzo Fiorà, da decidere anche il presidente del consiglio per la giunta Verrocchio Bis. Avanti ora con le pagine dell'Aquila: progetto case, conflitto di competenza, balconi crollati. Il processo all'Aquila, la Cassazione rispedisce al Tribunale gli atti approdati a Piacenza, prescrizione più vicina per i principali reati contestati. Il procedimento riparte dalla nuova fissazione dell'udienza preliminare, rischiano la condanna 6 funzionari comunali accusati di omesso controllo nella manutenzione. E poi in basso, ecco qui, bimba violentata, condannata una coppia, inflitti 8 anni all'uomo col rito abbreviato, 6 anni alla madre accusata di aver coperto il convivente. E invece a Celano, contributi al calcio, chiesti indietro i soldi, i magistrati contabili citano in giudizio l'ex giunta Piccone, vogliono risarcimenti per oltre 130.000 euro da 10 persone. Poi ancora in taglio medio, ladri rubano 15.000 bottiglie di liquori ad Avezzano, tutto questo, colpo all'Abruzzo distribuzione, portati via merce e 2 camion per 300.000 euro. E andiamo a chiudere con quest'ultima pagina prima della pubblicità. Sanità a Sulmona, lo spauracchio dei tagli, punto nascita da chiudere. C'è il verbale per il Comitato Nazionale del Ministero, resta da fissare soltanto una data, ma dalla regione arrivano rassicurazioni. Intanto la porta è scoccia, dicono, decisione risalente a novembre ed ereditata dalla vecchia amministrazione regionale, ci batteremo contro la soppressione. Noi ci fermiamo con la prima parte di Mattino 6, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi rientriamo con Messaggero, la città, lo sport e alcuni servizi del TG6. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con il Messaggero Abruzzo. Ecco qui pagina 54, la riforma della protezione civile, agenzia unica e scontro, c'è rischio carrozzone. Deramo della Lega va all'attacco, potrebbe servire a saziare la politica. Il piano dovrà avere l'ok della giunta, è previsto un organico di 120 persone. E poi le parole di Borrelli, il capo della protezione civile, ecco qui Angelo Borrelli, allerte sullo smartphone. In basso quel simbolico camino nella casa Fontamarese di Ignazio Silone. A Pescina via i lavori di ristrutturazione dell'abitazione natia, quando si accendeva il ciocco di quercia perché ardesse durante la notte. L'abitazione nel centro storico dove nacque lo scrittore sarà rimessa a nuovo nel giro di un anno grazie a una donazione di 2 pronipoti e di risorse garantite da Fondazione Terzo Pilastro, Regione e Comune.
Andiamo ora sulle pagine di Pescara, il patto di sospiri sul Toto Giunta. L'esponente forzista avrebbe un'intesa con Pagano e Masci per indicare 2/3 degli assessori di Forza Italia e Pescara Futura. Il veto su Pignoli spinge Antonelli verso la presidenza del Consiglio Comunale, gli altri in corsa e le quote rosa. L'accordo politico preso al momento della designazione delle candidature, Isa del Trecco verso l'esecutivo. E poi ancora il nuovo sindaco ieri al mercato sulla strada parco di assessorati e nomine parleremo tra qualche giorno. E Alessandrini se ne va in California, il primo cittadino saluta i giornalisti, prepara una vacanza con la moglie e guarda al futuro. Rifarei questa esperienza. In basso addio a Cosmaricci, re dell'ex Gaslini, è morto a 50 anni, lanciò la fabbrica con grandi eventi insieme al local Bass, il cordoglio dei DJ e dei tanti amici. Proseguiamo, siamo alla cronaca, fidanzatini aggrediti, le contraddizioni dei quattro accusati, confermato il pestaggio e il furto della borsa della ragazza, ma sono emerse versioni divergenti da parte della gang. E poi ancora truffa non provata, 6 assoluzioni per la vicenda dei falsi titoli allo IOR. Per il Tribunale di Pescara il fatto non sussiste, l'inchiesta coinvolse l'ex arcivescovo Francesco Cuccarese. E poi in basso testa urgenti le 2 postazioni del 118 previste in Val Pescara e a Caramanico, così appunto queste le parole del capogruppo in regione di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. Proseguiamo. Voglio un'estate di grandi eventi a Montesilvano, primi giorni di lavoro per il sindaco De Martinis che punta subito al rilancio del turismo, formazione della giunta in base ai risultati delle urne, tenendo conto delle competenze, Cozzi probabile vice. Sul centro abbiamo letto di Paolo Cilli come probabile vice, qui invece si fa il nome di Walter Cozzi. De Vincentis o Di Blasio verso la presidenza del consiglio, Debora Comardi la più votata. Poi a Città Sant'Angelo le parole del neo sindaco Perazzetti, industrie differenziata e piano regolatore. In taglio medio l'aeroporto fa decollare le prelibatezze d'Abruzzo, nuovi punti vendita all'area imbarchi Paolini, un grande lavoro di squadra. Da domani Volotea ci porta a Cagliari. Iannone esprime la soddisfazione degli imprenditori, un turista polacco ha fatto il pieno di prodotti tipici. E allora vediamo il servizio del TG6. Sì, avevamo un grande bisogno di un centro commerciale vero all'interno dei gate, cioè passati controlli, che consentisse ai nostri passeggeri, che oramai sono 350.000 stranieri e 350.000 italiani, di poter portare via un qualcosa dell'Abruzzo, un pezzetto di Abruzzo, che sia un salume, una bottiglia di vino, di spumante, una bottiglia d'olio. E questa specie di duty free shop che abbiamo fatto qui dentro permette finalmente di portare via un po' d'Abruzzo a un prezzo equo. Immaginate un inglese che porta via una bottiglia di vino Montepulciano di alta qualità a 10 euro poco più e che se la dovesse comprare a Londra spenderebbe 50, 60, 70 euro. Immaginatevi anche psicologicamente cosa significa per la nostra regione in termini di promozione della qualità e del turismo. Sono veramente felice, questa parte di questa parte dell'aeroporto è diventata un'altra cosa, adesso aprirà anche il secondo bar, aperto il duty dei liquori, apriranno anche boutique e venderanno oggetti, souvenir, probabilmente anche borse e pelletterie. Avremo anche un'aspettativa personale, nel senso che finalmente uno che passa mezz'ora qui dentro aspettando un aereo, peraltro se non ha nulla da fare, finalmente non si annoia. Essendo stata comperata Blue Air, la compagnia, noi dobbiamo andare per forza a un altro partner e questo partner su Torino deve essere qualcuno che vola su Torino. L'Alitalia abbiamo provato in tutti i modi, non riusciamo a convincerla a fare questo volo, forse per mancanza di aerei, suppongo. Stiamo vedendo con tutte le compagnie. Credo che alla fine, se sarà necessario, passata la summer, riapriremo questo discorso perfino con Ryanair, se sarà necessario. È chiaro che Torino ci deve stare, che noi abbiamo il più grande stabilimento FCA, cioè ex Fiat, d'Italia. Questo è bene che la gente lo sappia. Noi siamo più grandi di Torino per quanto riguarda l'automotive e abbiamo il diritto dovere, se la compagnia aerea d'Italia fosse una vera compagnia nazionale, di avere questo volo. Purtroppo non è così, perché altrimenti avremmo già risolto il problema.
Eccoci rientrati, prima di proseguire sulle pagine del Messaggero, vediamo questo post che è stato reso pubblico pochi minuti fa da parte del sindaco di Francavilla, Antonio Luciani. È stato ritrovato il cadavere di un uomo in mare vicino agli scogli nello specchio d'acqua antistante il Lido Venus, ritrovamento appena avvenuto, le forze dell'ordine stanno verificando se possa trattarsi dell'uomo di cui sono in cerca da ieri sera, scomparso dal pomeriggio di ieri, che potrebbe aver accusato un malore. Sul posto carabinieri, capitaneria di porto e vigili del fuoco. Abbiamo letto anche sul centro il fatto, insomma, che è scomparso il ex professore del liceo Masci di Chieti. Insomma, staremo a vedere quelli che saranno gli sviluppi una volta che sarà riconosciuto il cadavere che è stato rinvenuto questa mattina, lo ripetiamo, nello specchio d'acqua antistante il Lido Venus di Francavilla al Mare, come ci ha riferito in questo post su Facebook il sindaco di Francavilla Antonio Luciani. Proseguiamo ora sul Messaggero, pagine dell'Aquila. Bimba muore in casa a Roma, soffocata da una caramella. La piccola è deceduta all'Umberto I dopo 2 giorni di vane speranze. In quel momento era presente la madre, che ha tentato di tutto per soccorrerla. All'arrivo in ospedale era ancora viva, fatale la mancanza di ossigeno al cervello. E poi di spalla, balconi, la maxi inchiesta resta dove era cominciata. E poi ancora in basso, ASL, acquisto macchinari, scagionato l'ex manager Giancarlo Silveri, era finito sotto accusa per la fornitura di impianti per la diagnosi. E poi leggiamo di lato, ladri scatenati, colpo da 30.000 euro all'Ipercina nel nucleo di Pile. Proseguiamo sempre all'Aquila, sotto servizi, primo lotto al capolinea, completato l'85% delle opere, realizzati 9 km entro l'anno, la conclusione, gli impianti terminati a primavera. Numeri da record, 103.000 metri quadrati di strade interessate. La seconda fase prevede interventi in 5 step per 50 milioni. E ora siamo ad Avezzano, tribunale senza giudici, blocco dell'attività. La commissione lavoro del Senato ha dichiarato inammissibili gli emendamenti sui 4 presidi da salvare. Un decesso e poi maternità e trasferimenti non permettono la costituzione dei collegi. Un togato sarà a breve trasferito all'Aquila. Ricordata la figura di Marco Sgattoni, deceduto per infarto fulminante a soli 47 anni. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Chieti. Intanto la cronaca, sesso e coca, dentista condannato, crolla l'accusa di tentato omicidio. Difesa e perizia smontano l'imputazione più pesante: con la trans ci fu colluttazione, assolta la carnassale, il fatto non sussiste per l'acquisto di circa 1 grammo di cocaina. E poi è arrivata la decisione per Esposito nel processo con il rito abbreviato. In basso, ecco qui il rettore, Fondazione e Università Telematica al Colle. Queste le parole del rettore Caputi. Avanti ancora, Onda, niente associazione a delinquere. Nella vicenda della maxi truffa arriva la soluzione piena per l'imprenditore Di Francesco e la moglie di Di Lorenzo. Il tribunale ha riunificato i due tronconi, parte il processo all'ex direttore della fabbrica. Molti reati sono già prescritti, il raggiro è stato definito seriale e avrebbe fruttato 10 milioni. Le pagine di Teramo ora, applausi alla sorella di Falcone, la mafia nega il vostro futuro, incontro con gli studenti dell'Unite organizzato dalla scuola di legalità, il rettore, rispetto delle istituzioni, messaggio molto forte per i ragazzi. A Castelli poi è stato inaugurato il monumento Il Sorriso, dedicato ai due giudici uccisi e ispirato alla celebre immagine Insieme. E poi di spalla, se non paghi l'affitto ti faccio ammazzare, titolare di officina schiaffeggiato e colpito con un manganello da un finto avvocato, minacciato il figlio.
Poi in basso i negozianti di Teramo, meteo, sisma e crisi, così chiuderemo presto. Siamo a Giulianova, turismo, la ricetta dei due sfidanti, ballottaggio per Ivan Costantini, parla Paolo Giorgini, rilancio del Cursale, zonizzazione di musica e movida. Federico Montebello espone il programma di Tribuiani, più occasioni di svago per i giovani e meno limitazioni. E poi in Val Vibrata, ridotte da 10 a 8 le foranie della diocesi, Don Ennio incontra il Roseto. Non andrò, parlamentini accorpati, il parroco di Corropoli non si conosce la geografia. Passiamo ora alle pagine della città, iniziamo da pagina 3, torneremo più tardi sul Messaggero con lo sport. In arrivo il commissario e 124 milioni, depositato ieri in Senato l'emendamento sul Gran Sasso da inserire nel decreto sblocca cantieri. La spesa prevista, investimenti per 20 milioni nell'anno in corso, 50 nel 2020 e altri 50 nel 2021. E ora siamo a Teramo con la cronaca. Quintino Stanchieri è stato scarcerato, l'imprenditore ed ex politico lascia il carcere dopo una settimana a Castrogno, sconterà la pena ai domiciliari, commosso e rassicurato, mi hanno trattato benissimo ma non sono mica Totorina, perché dovevo stare in carcere? Si chiede Stanchieri. E poi ancora pagina 6, una rosa ristretta per la presidenza Team, prevista per oggi l'assemblea dei soci della partecipata per individuare il successore di Pietro Bozzelli. Qui vediamo alcuni candidati: Luca Zaccagnini, Luca Ranalli, Sergio Saccomandi, Andrea Di Biagio. Proseguiamo, siamo a pagina 7, AAA cercasi posticino per la piccola chirurgia, il sindaco di Teramo contrario allo spostamento del servizio del Mazzini all'ospedale di Giulianova. Poi ancora a pagina 8, Teramo rincorre il patrimonio Ivan Graziani, dopo la mostra a Bologna, il film a Urbino, qualcosa si muove per il monumento a Teramo, invece pigro, puntini puntini. E quindi il monumento sarà realizzato entro l'anno, l'assicurazione del vice sindaco Marroni al salotto musicale, l'evento pigro non è stata regionalizzata per il finanziamento, l'obiettivo resta farla ancora a Teramo, come a Bologna. L'assessore Filipponi pensa ad una filodiffusione della musica per Ivan per le strade del centro. E poi ancora dal carcere all'Ateneo in bicicletta elettrica, lanciato il progetto di mobilità sostenibile e rieducazione dell'ADSU per i detenuti di Castrogno. In taglio medio leggiamo: grazie alla Fondazione Tercas torna alla colonia estiva del comune. Vediamo il servizio del TG6. A partire dal mese di luglio, Comune di Teramo e Fondazione Tercas garantiranno la colonia estiva a 90 bambini dai 6 agli 11 anni, che si ripeterà per il prossimo triennio. Ogni bimbo potrà godere di 15 giorni di vacanza al mare, ma anche in montagna, oltre ad escursioni culturali nei borghi di Castelli e Civitella e una giornata finale all'acquapark. Allora, una bella iniziativa a favore dei bambini. Assolutamente, da quest'anno riparte la colonia estiva che è garantita per i prossimi 3 anni. Devo ringraziare la Fondazione Tercas che ci ha permesso di rimodulare dei fondi non spesi del 2015. Ed ecco, la colonia riparte per i bimbi dai 6 agli 11 anni, ci saranno 2 turni e in tutto saranno coinvolti 90 bimbi. Diciamo, l'innovazione questa volta è data dal fatto che la colonia non sarà solo marina, ma ci saranno anche altre giornate all'interno della colonia stessa. Si andrà a Castelli, a Civitella e poi porteremo anche i bimbi all'acquapark, che è sempre divertente. La novità del progetto Colonia Estiva del Comune di Teramo è la durata, che sarà di 3 anni, grazie al finanziamento di 18.000 euro della Fondazione Tercas. L'iniziativa mira a garantire ai bambini giornate di vacanze, ma anche la scoperta delle bellezze del territorio per poter arricchire le proprie conoscenze. Un'iniziativa che non si fermerà solo a quest'anno, ma durerà 3 anni. 3 anni di vacanza per i bimbi che non possono permetterselo. Questa è forse la novità più importante di questo progetto, che la Fondazione
fondazione ha finanziato con molto piacere, perché evidenzia la volontà da parte dell'amministrazione di programmare nel medio periodo. Quindi per 3 anni le fasce più deboli, quelle alle quali la fondazione è particolarmente in questo periodo interessata, quindi ragazzi in età scolare, a questi ragazzi verranno concesse delle vacanze, tra virgolette, come dicevamo, per rilassarsi sicuramente dagli impegni scolastici, ma anche per conoscere quello che è il territorio. Quindi vacanza ma anche cultura. Ma anche cultura, sì, un binomio secondo me molto, molto importante, quindi concedere loro un'opportunità di vacanza, perché anche quella è un'opportunità, e al contempo un'opportunità di conoscenza del territorio, di analisi del territorio e poi di la possibilità di stare in gruppo. Anche questo secondo noi è molto importante, perché purtroppo riteniamo che ci sia una grande difficoltà da parte dei ragazzi di vivere nelle comunità, nei gruppi, e questo sicuramente è un'esperienza importante. Sempre sulla città, Maria Falcone all'Unite a Castelli per la legalità, la sorella del giudice ucciso dalla mafia ieri a Teramo per parlare agli studenti e inaugurare un monumento al fratello. La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone promuove in tutta Italia la cultura della legalità e l'incontro con i giovani per parlare delle mafie e della lotta allo Stato, la lotta dello Stato contro le mafie. E poi andiamo avanti, pagina 6. Il caso Mercatone 1 finisce in Parlamento. L'onorevole Stefania Pezzopane presenta una interrogazione e chiama in causa Conte e Di Maio. Oltre 1.800 lavoratori diretti sono a rischio, anche altri 8.000 posti di lavoro relativi all'indotto. La chiusura della catena colpisce anche i clienti in attesa di ritirare la merce acquistata. Andiamo avanti e siamo a Giulianova al ballottaggio, ecco chi entra in consiglio in caso di vittoria. Costantini avrebbe rappresentanti da tutte e 6 le sue liste, Tribugliani avrebbe una maggioranza a trazione leghista. In caso di vittoria di Tribugliani la Lega avrebbe ben 6 consiglieri su 10 della maggioranza. E poi ancora, sempre a Giulianova, Miss Costa Rica al Festival delle Bande, entra nel vivo la manifestazione giuliese, la bellissima Carla Aponte sfilerà assieme al gruppo di El Salvador. La Miss è ambasciatrice in tutto il mondo per il suo paese, per lo sviluppo sostenibile. E ora andiamo con lo sport, lo facciamo intanto con la città, eccolo qui. L'articolo firmato da Jacopo Forcella, il Bonolis c'è, ora manca solo la società, manto erboso nuovo, seggiolini, illuminazione ok, dall'altra parte la trattativa Iachini continua, il comune e il gestore dello stadio hanno trovato un accordo per il nuovo manto e per l'installazione dei seggiolini e per le tribune richiesti dalla Lega Pro, parallelamente va avanti la due diligence. Torniamo ora sul centro, ripartiamo dalla pagina sulla serie B, Mancuso, l'ora dei saluti, Pescara è nel mio cuore, sogno di giocare con CR7, l'attaccante premiato come miglior biancazzurro tornerà alla Juventus, mi piacerebbe fare il ritiro con Ronaldo ma ora penso al mare e alla pesca. Il centravanti ha segnato 28 gol in riva all'Adriatico, il primo al Foggia, il più bello a Salerno, la sconfitta col Verona brucia ancora. E poi le parole del presidente Sebastiani, riflettiamo su Zauri, del Grosso posso dare ancora tanto. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Leonardo Mancuso. Leonardo Mancuso è il miglior biancazzurro, però la storia di questo premio è che solitamente chi lo riceve poi va via da Pescara. Siamo anche in questo caso a questo punto della situazione. Ma non, in questo momento c'è ancora un po' di rammarico per l'uscita dai playoff e poi ho finito
il mio anno e mezzo di prestito e vedremo quale sarà il mio futuro. In questo momento non ci sto veramente pensando, perché innanzitutto devo ancora metabolizzare e poi mi voglio godere un po' di relax, perché comunque è stata un po' di vacanza, che è stata una stagione veramente, veramente intensa. Poi quello che dirà il mercato lo vedremo più avanti. Ecco, fa ancora male, no? Un po' sì, perché comunque quando ci arrivi, che sei lì, ci credi, noi ci credevamo tanto, eravamo vicini e poi perderlo per un rigore magari fa ancora più male. Cosa non ha funzionato? È stata la paura a tradirvi, perché a Verona avete fatto una bella partita, poi si è rivista la squadra un po' condizionata forse delle ultime gare di campionato. Ma credo che a Verona sì, abbiamo fatto veramente, veramente un'ottima partita. Nella partita di ritorno forse un po' più contratti lo siamo stati rispetto all'andata, però credo comunque la partita l'avevamo interpretata anche abbastanza bene, abbiamo avuto qualche occasione anche per andare in vantaggio e poi penso che siano stati i dettagli a fare la differenza. Il ricordo migliore qual è? La rete a cui sei più legato, magari la rete più bella? Ma sì, sono arrivato come esterno e poi c'è stata questa opportunità di giocare più al centro dell'attacco, che è un ruolo che mi piace molto, perché comunque nasco attaccante. Poi dove sono stato chiamato in causa in questi due anni ho cercato sempre di dare il massimo in qualsiasi ruolo. Quest'anno sono arrivati anche tanti gol e sicuramente è un motivo di orgoglio. Ho tanti ricordi di questi gol, ripenso al primo magari a Cremona che ero entrato anche dalla panchina, quindi è stato un gol all'ultimo secondo decisivo, ma poi ce ne sono stati veramente tanti, penso alla tripletta di Salerno che è stata speciale e ogni gol me lo porterò sempre nel cuore. Non voglio dire che tu andrai via da Pescara, però di questi due anni cosa ti porti dentro di questa città? Ma tutto, perché mi sono trovato benissimo da subito con la città, con le persone, con l'ambiente dello spogliatoio, così, quindi sono stati due anni intensi, sia positivi, un po' meno positivi, e quindi poi mi porterò veramente dentro tutto. Sempre sul centro calcio femminile, la favola di Linda dai campi di Cerchio fino al Mondiale. Nell'Italia c'è anche il terzino marsicano del Milan, Tucceri Cimini, che si ispira a Marcelo del Real Madrid. Giocavo con i miei fratelli e con i Ciofani, anche loro originari appunto di Cerchio, i fratelli Daniel e Matteo Ciofani. Poi grazie ai sacrifici della famiglia sono arrivati in alto, vogliamo dimostrare che anche da noi il movimento è in crescita. Passiamo ora al Messaggero. Ecco qui, abbiamo appena ascoltato Leonardo Mancuso che dice appunto grazie Pescara, ieri il bomber premiato come miglior biancazzurro dell'intero campionato, l'eliminazione brucia, il futuro dipende dalla Juve, il ritiro con CR7 un sogno. E poi le parole di Sebastiani, il patron biancazzurro, Bocchetti DS, Zauri è una ipotesi. E poi a proposito di mondiali di calcio femminile, io donna rappresento l'Abruzzo, la Vastese Daniela Sabatino convocata dalla Bertolini, per me una favola che si avvera. Siamo ora alla Serie C, Teramo. Iachini fa i conti, lavori al Bonolis, la società si cautela chiedendo la disponibilità dell'Adriatico, il crossing con Campitelli potrebbe slittare rispetto alla data di domenica, margini più ampi. E poi per il basket, rimonta Amatori, servono i tifosi, l'Amatori che ha vinto gara 2 a Salerno ha impattato la serie e ora si giocheranno gara 3 e gara 4 al Paletta di Pescara. Carpanzano dice in gara 3 contro Salerno sarà una gara equilibrata da non fallire. Finisce qui questa edizione di Mattino 6, vi ricordo sin da ora l'appuntamento con la trasmissione Velo questa sera alle ore 21, fare puntati chiaramente sul Giro d'Italia, ma non solo, con la conduzione di Jacopo Forcella e la partecipazione del patron della trasmissione Luciano Rabottini. Vi ricordo anche gli appuntamenti con il TG6, ore 14, ore 19 e ore 23. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.